Cioè, stavo per dire, sarebbe bello che continuasse sto gioco, però cioè, finisce qua la saga purtroppo. Allora, verità, sto contento adesso di come stava messa. Perché prima non mi aveva preso del tutto, ma adesso che lo sto rushando, che sto giocando e che sta mostrando proprio tutto il gioco. Beh, cioè, c'ha i momenti giusti, i filmati giusti. Dico, dicevo, mi annoiavo, dura poche, che palle, ci mettono un quarto d'ora, però. Cioè, il momento giusto del gioco. Cioè, ti dice proprio, ok. Mo, ascolta, state zitta, ascolta. Lassù, l'ho presa in prestito dai tuoi amici della Shoreline. Sei scesa fino a qui da lassù. Così ti ho raggiunto più in fretta. Ora dobbiamo Tornare solo lassù. trovare il modo di risalire. Sì. Moglie e marito. Beh. Si è sposato alla fine, non ha detto che si è sposato. Non l'hai fatto fare come ha fatto Sam che si lancia, scusami. E gli momenti di azione ce l'ha, c'ha una marea di momenti d'azione. Cioè, certo, l'unica mordente, l'unica smorzatura è dici. È molto che sei qui. Sull'isola? Da qualche Hai visto la colonna? ora. Sì, dall'alto. Incredibile, no? Mi sarebbe piaciuto visitarla, ma ero un po' troppo impegnata a cercare te. Giusto. Che vedresti, forse il gameplay che ti smorza un po' perché è uno sparatutto alla fine in terza persona con quasi di che c'è? Dimmi, Sally ti ha spiegato perché siamo qui? Sì, Harry Avery, 400 milioni, 12 fondatori, centinaia di colonne. Una cosa del genere, Sì, l'hai riassunta bene. no? Avevo tempo durante il volo. Wow, questo è un ascensore. Sembra di sì. Avery deve avere assunto i migliori ingegneri della sua epoca. Forse lo usava per trasportare le scorte sul fiume. Sì, è verosimile. Wow. Ehi, bel salto. Niente male, Vuoi far incazzare una donna del genere? dai, ti aspetto più avanti. Che palle, Nate. Sto bene. Più o meno. È tutto sotto controllo. Vedi se riesci ad arrivare qua su. Sì, d'accordo. Nate, riesci a trovare un passaggio? Sembra un vicolo cieco. E se l'ascensore funzionasse ancora? Ne dubito. Ha 300 anni. È rimasto alle intemperie. Forse non ha mai Passo. Guarda, Che funziona. devi sta zitto. Un bacialla di che le clami. E non mentirgli mai più. Sali? Prossimo piano, abbigliamento uomo. Il fatto che funzioni è davvero incredibile. Ecco, ce la siamo fatta. E dove D'accordo, cazzo? allora ci vediamo in cima. RPG? Facile individuarla dall'alto. Giusto, buona idea. L'avevo vista prima. Il meccanismo è alimentato dal mulino ad acqua laggiù. Piuttosto
molto ingegnoso per una banda di pirati. Troppo ingegnoso. Avresti dovuto vedere cosa hanno costruito in Scozia. C'era questo... Aspetta, sei stato anche in Scozia? Cazzo. Vedi, l'ultimo posto in cui è stato Avery era... Rilassati. Sally mi ha già raccontato tutto. Giusto. Almeno non ho... Beh, non ho mentito di nuovo. Sei un coglione. Sei proprio un coglione. Beh, almeno così ci teniamo in forma, giusto? Ma poi scusa, lei che non fa... Ah, lei c'aveva il programma dei viaggi, una cosa del, da viaggi, del viaggi, una cosa del genere. Ce ne sono qui. Questa guarda, è proprio Shula. La titubata, però. Hanno trovato la tua auto. Tecnicamente è la loro auto. Beh, riprendiamocela. Credi che sia con Drake? No, devi lascia stare. Io. Quello era l'ultimo. La Shula è degna della sua fama, eh? Andiamocene prima che ne arrivino altri. Ok. Non ci sarà mica un pezzo in giungla adesso, vero? Con la jeep. Vedi un'uscita? Su per il fiume. C'è un passaggio sotto le cascate. Queste cascate? Ammazza, ma è meglio quella di quella del... quello che c'era in Africa. Questa passa sull'acqua, sulla... Ah, però questa è tutta mezza sabbia, mezza... Ok. Ehi, guarda quell'ascensore. È gigantesco. E penso che in cima ci sia New Devon. Allora saliamo. Pensa, c'era un costone di roccia naturale. Qualcosa mi dice che... Dimmi non una cosa. Perché Ray Padre vuole il tesoro di Evan? Mi sembra sia corto di soldi. Vuole soltanto la gloria. E non che lo si ricordi solo perché ha ereditato una fortuna. Rinunciare non è nel suo stile. Ma con il Drake tuo... Drake è un buon acquisto per la Shoreline. A lui servono i loro muscoli e a loro i suoi soldi. Dici? A me sembra ne abbiano già parecchi. La Shoreline si è impelagata in un paio di guerre civili che hanno preso una brutta piaga. Nadina ha ereditato i casini del padre. Spero ah, che è tutta una questione d'eredità. Quindi eredità di Drake, eredità de, della madre di Drake, eredità della famiglia di quello, eredità del padre di Nadine. Adesso io non so dove cazzo devo andare, eh. Sto un attimo a perdere. L'auto va qui. Non ce la devo mettere l'auto ancora. La devo però mettere, aspetta. Bene, diamo un'occhiata. Dice uno che non funziona. Ah, certo, sarebbe stato troppo facile. La ruota funziona ancora. Le cose sono due. O ripariamo quest'affare o ci arrampichiamo. Vediamo cosa fare. I understand. Elena, potresti anche guidarla anche tu, eh. Questa è un'idea di merda, ma vabbè. Vericello non vale niente, non useremo mai. Allontanati, ci sono. Tira un po'. Ok. Ehi, hey, Nate, allontanati. Ah, ho proprio visto il video, ma avrebbe. Grazie tesoro. E ora? Credo di poter salire adesso. Grazie. Con un chiodo d'acciaio. Guarda, non mi capace che questo faccia tutto quello con un singolo chiodo.
e che questa cosa stia correndo tranquillamente sul pavimento così. Casino, forse. Sta venendo sonno. Oggi ho fatto un po' di roba. Ancora no, devo arrivare più in alto. Ci serve un ascensore per riparare l'ascensore. That's ironic. Ce l'hai fatta? Avevi dubbi? Pronti? Parlava la mia ragazza. Non la poteva tenere ferma ancora? Ora stacco il berricello. Ok. Porto l'auto sull'ascensore. Buona idea. Ok, ci sono. Ciao. E adesso? Forse dovrei... Non importa. Merda. Ehi, attento. Stai giù, nasconditi dietro l'auto. In realtà potrebbe anche rispondere qua al fuoco, eh. Seria. Porca puttana. Tutto ok, Nate? Sì. Allora, sbrigati. Ecco. Guida tu. Sicura? Mi sembra che tu te la stia cavando. Scusami tanto, ma ora mi serve una pausa. Beh, la sei meritata. Stavo proprio pensando. Tutti questi macchinari e strutture ti tireranno un occhio. Credi sia rimasto qualche tesoro? Avevamo già pensato. Ecco l'ascensore. Già, dovremmo attraversare queste rapide. Ci sono i salvagente nell'auto. Mi sembra che c'è il salvagente. E allora buttiamoci. Ma prendi la larga, che ti frega. È incredibile la trazione di sta affare. Ecco, come ho detto, come l'ho detto. Tieniti forte. Come l'ho detto, l'ho pensato. Ci siamo. Ho di nuovo il controllo. Ci siamo quasi. Non è che per caso hai portato un cambio, vero? Certo. Bene. Per me. Meno bene. Ah, meno bene. Quella diga. Possiamo guidare oltre la chiusa. Come cazzo... Ah.
Non ho capito, me lo ripieghi, me lo spieghi. Oltre la chiusa, in che senso ci vado a sbattere? Non credo sia una buona idea. E non credo di arrivarci neanche così. La cosa sarebbe... ci sono arrivato lì. Lo dici tu. Non l'avevo mica visto. In realtà avevo visto sto ramo e ho detto vabbè, ma non c'entra un cazzo. Si va. C'è un gigantesco sasso dietro quella cosa. Hey, niente da fare, è bloccata. Ok, provo l'altra. Guarda che i miei neuroni si stanno spegnendo perché ho un pochino di sonno. C'è dell'acqua. Non tanta, ma c'è. Sembra che da qui si passi. Ottimo lavoro. Certo, c'è l'acqua. Brava che è tenuto in caldo il motore. Ci siamo. Passiamo. Volevo saltare. Aia. Si va. Eps. Maledizione. C'ero quasi. Serve più velocità. Quello l'avevo capito, infatti ho visto che c'era altra alta discesa là. Allineamento. Guarda qui. Aspetta. Ce l'abbiamo fatta. Per un sempre sorpresa. Forse un po'. Adoro l'alchimia di sti due. Sembra che non si sono mai sposati. Cioè, i discorsi che facevano quando si sono appena incontrati. Poi. C'è qui. Chissà chi ci abitava. Probabilmente il custode dell'ascensore. Ah, si erano imbattuti in qualcosa di grosso. Infatti ripeto, secondo me se lui vendesse questo cazzo di taccuino che c'ha, saluti, i soldi che farebbe. Secondo me sì. Come va a finire così? Se vende, vende il taccuino. Wow, 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 what the fuck? Dude, ma quasi fatto. Chance che l'ascensore funzioni? Ok. Beh, percorso netto finora. Quindi ora dobbiamo aspettarci qualche disastro. La ruota sta girando, bene, no? Ma non c'è l'ascensore. Vado a vedere.
poi è un mulino. Sì, ma la leva. Ehi, mi aiuteresti? Brava signora. C'è un po' dei muscoli. Oh, merda. Tengo io. Tu sposta l'auto. Tengo io. Mettetelo sulle spalle, casomai. Metti su una spalla. Te la massima. È l'unica maniera che puoi fare. È pesante. Grazie. Ok. Di legno peseranno un quintale. Tre quarti qui. Tre quintali. 3 su 3. L'ingegneria pirata è fantastica. Non credo sia questione di pirata o non pirata. Ingegneria e ingegneria non esiste. Wow. Spettacolo. Ed è. Sì, Libertalia. Vieni per i bei panorami e resti per le sparatorie mortali. E quello mi sembra un continua a sembrarmi un teschio di un animale. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Hai detto che stavi per non tornare. Non potevo partire proprio quando eri nei guai fino al collo. E poi, sai, c'è quella cosa del voto nuziale. Gioia e dolore. Perché è morto non vi separe? Esatto. Dì che ti dispiace, idiota. Sei un coglione. Se quando tutto questo sarà finito, sarà... Una mano qui. Ci parlerà ancora, sarà grasso che cola. Ok. Bene. Ok, anche se lo fai con l'intento di proteggermi. Non hai il diritto di tenermi. Qualunque sia il problema, tu dovresti venire da me. Così lo risolviamo insieme. Come una squadra. Sì, lo so. Dico davvero, è che... Io... Senti, dovremmo concentrarci. Allora non inizia il discorso. Allora non inizia tu il discorso, per favore. Cioè, il punto è che... Prossima fermata, New Devon. Oh, che bella sta musica. Mi chiameranno sicuramente il copyright. Vabbè. Basta che non mi mutano il video. Che bello. È il momento di respiro. Praticamente. No, il padre è morto. La madre è morta, il padre è morto. Credo sia andato in galera. Okay, forse è dall'altra parte del ponte. Reggiti forte. Hit. Questo comunque è sfigato, la bestia. La cascata. La cascata.
una cascata. Esploderà? Sì. No. Andiamo. È stato bello avere un'auto. Per un po', sì. Pat. Non cercavo di proteggerti. È solo che avevo fatto la promessa di smettere con questa vita. L'ho fatta anch'io. Sì, ma io l'ho infranta. Non te l'ho detto perché avevo paura. Paura di cosa? Di perderti. Siamo onesti finalmente. Sì, stavo, proteggendo me stesso. Capisci? Abbiamo ancora molta strada da fare. Già. Sì. In entrambi i sensi. Dovremmo andare. Già. Ne la potete fare a parlare. Bel coso matrimoniale servirà. Qua. Un po' di terapia matrimoniale. Terapia di coppia. Però l'importante è parlasse in maniera civile e dire la verità. Siamo sulla riva giusta del fiume. Già. Sarebbe stato un problema. Buona idea. Allora, come arriviamo lassù? Come lo stai facendo adesso? Avery si è scelto proprio una bella isola. Magari potremmo tornare qui in vacanza, no? Sì, perché no? Cioè, perché è come di... diciamo che questo è stato il Ragnarok di Uncharted, diciamo. Più o meno. Sei qui tutto solo? Quindi avevamo ragione. Povero pirata. Cosa in pace, amico. Avery si è inculato tutto insieme agli altri. Beh, pirata, pirata. Non si può rubare a un ladro, come si diceva. Non mi ricordo che detto era. Poi. Poi. Fossa non è. E questo chi è? Guarda il cartello. Traditore. È uno dei ribelli. Brutto modo per morire. Aspetta, vuoi vedere che il teschio che il, lo scheletro che c'è sta all'inizio del quando entri nel titolo nel gioco è di Avery? Mi hanno fatto fare la fine di questi? Scusa, senza offesa. Bosco dei traditori, che cazzata, di una commedia. No, i traditori erano. I traditori non erano quelli congelati. Era l'ultimo girone. Prima di arrivare all'inferno, prova Satana, Satana.
Quanto madosca. Aveva una gran voglia di soffocare la ribellione. Mi chiedo se il piano fosse questo sin dall'inizio. No. Cioè, massacrare tutti i coloni. No. Attirarli qui con la promessa di un'utopia. Per poi rubarli tutti. Tutto sì. Beh, stiamo parlando di un branco di pirati. Già. Ma sembra troppo diabolico persino per dei pirati. Che poi noi abbiamo parlato di Francis Drake nel primo, ma Francis Drake non era comunque, era un esploratore, pure in parte pirata, sì, però comunque era un mercante e ogni tanto anche lui schiavo, schiavi se li è portati, presso. Colombo, per quanto sia stato utile il fatto che ha scoperto l'America, era uno schiavista, eh. Ne approfitto solo un secondo. Nel vero senso della parola, nel senso che proprio... Un mercante... Ma va. Cioè, noi guardiamo sempre le figure delle storiche perché è quello che hanno lasciato, non perché com'erano o cosa hanno fatto. E diciamo che è una bella cosa nella prendere la storia per quello. Non ci arrivo. Adesso sì. Questo mi piace. Non è che mi piace a me la storia, perché per esempio non è che a me mi interessava così tanto studiare la storia. Il problema di studiare a scuola in diversi paesi è che ti fanno studiare fissamente la storia del tuo paese. Cioè c'è la storia in generale e c'è la storia del tuo paese. E tu nelle scuole studierai sempre la storia del tuo paese prima dell'altro. Ed è una cosa che non mi è mai piaciuta. Benvenuta nel quartiere di Avery. Bel posticino. Quella. Non fosse per i cedimenti strutturali e i danni dell'acqua. Beh, devono avere problemi con gli scarichi. Qui un idraulico farebbe fortuna. Bene, allora. Sembra che qualcuno abbia fatto saltare la diga e allagato tutto. L'avevo dimenticato. Sei bravissima. Nah. Come fai, spiolina, sciolina i complimenti. Ok, secondo te qual è quella di Avery? Dovessi scommettere, direi quella. Quella grossa è centrata. Beh, anche tu non sei male. Sì, ho un po' di esperienza. Ho letto qualche libro. Merda, merda. Cosa? Che c'è? Porta principale. Sam. È ancora vivo. Sì, per ora. Andiamo. Occhi aperti, sento puzza di shoreline. Ma va.